Perché un salone della responsabilità? Perché bisogna affermare a livello regionale, italiano e in tutto il Mediterraneo la responsabilità sociale come modello di sviluppo sostenibile e non come uno strumento di filantropia o di solidarietà. Per l'amor di Dio, sono due dimensioni importanti, ma sicuramente non esauriscono quello che è il modello di sviluppo competitivo che può garantire la responsabilità sociale per le imprese, ma non solo per le imprese. Il salone infatti si rivolge a tutti gli attori del nostro sistema. La responsabilità e l'obbligo, l'onere di essere responsabili non coinvolge più soltanto le imprese, ma tutti gli attori del nostro sistema. Parliamo delle istituzioni, parliamo di tutto il segmento no profit e del terzo settore, ma parliamo anche del cittadino e del consumatore. Tutti svolgiamo un ruolo fondamentale nell'orientare con i nostri consumi la sopravvivenza e lo sviluppo degli attori responsabili, nonché la scomparsa degli operatori irresponsabili. Da qui la necessità di andarci a innestare in momenti di incontro e di confronto sulle diverse tematiche e segmenti dei vari mercati di riferimento con una filiera orizzontale. Mi spiego meglio. Il salone che si è svolto dal 5 al 13 aprile ha visto tre focus. Il primo destinato al turismo e ai territori. Ci siamo innestati nella borsa mediterranea del turismo cercando di contagiare gli operatori della filiera per sottolineare il ruolo che essi hanno quando vanno a innestarsi in un determinato territorio, dall'impatto ambientale all'impatto sociale. Faccio un semplice esempio: IKEA quando si innesta in una realtà assume il personale del territorio, concerta con le istituzioni tutto quello che può essere il flusso dei trasporti piuttosto che i percorsi di raggiungibilità rispetto all'edificio stesso. Lo stesso ragionamento sono ormai orientati e sempre più spinti gli stessi operatori turistici. Nel momento in cui si insediano e costruiscono delle strutture, devono rispettare il territorio in cui si innestano, ma non soltanto da un punto di vista ambientale, soprattutto da un punto di vista sociale, rispetto alle tradizioni e agli usi e costumi di quel territorio, nel rispetto di delle popolazioni che vivono del turismo, anche prescindendo dal nuovo attore che si va a innestare, ma con il quale devono collaborare e cooperare. Da qui la necessità in quel momento di approfondire poi delle tematiche di sviluppo attraverso le politiche di sostegno che sono previste a livello nazionale ed internazionale, delle PMI in senso più ampio e delle PMI nel comparto turistico in senso più stretto. Abbiamo affrontato il tema del credito, perché ovviamente non possiamo parlare di sostenibilità ambientale e sociale se non parliamo di sostenibilità economica delle imprese. Proprio oggi è uscito lo speciale del Sole 24 Ore di 2 pagine a noi dedicato, proprio perché ha voluto sottolineare come l'approccio economico e di business alla responsabilità sociale consente di portare le imprese a cambiare la propria posizione, la propria visione di business in un'ottica di sviluppo sostenibile e responsabile. A seguire abbiamo affrontato il secondo focus, lavoro e pari opportunità, abbiamo fatto quindi una serie di incontri e convegni con gli studenti delle università per sottolineare due aspetti fondamentali: anzitutto il loro ruolo di consumatori e cittadini, futuri genitori, futuri professionisti, futuri imprenditori, dall'altro lato per far capire loro che ci sono anche delle prospettive di carriera, delle prospettive professionali, perché c'è sempre più bisogno in azienda di risorse che siano in grado di condurre l'azienda nell'approccio alle politiche di responsabilità. Ultimo focus dedicato all'ambiente e ai territori in contemporanea con Energy Med. Ovviamente non potevamo non parlare di sostenibilità sociale nel momento in cui si parla di sostenibilità ambientale. Sono due dimensioni, due facce della stessa medaglia. Non a caso poi durante l'Energy Med abbiamo poi avuto la possibilità di esplodere
una serie di temi legati alla responsabilità sociale, entrando veramente nelle sue declinazioni essenziali, quindi la possibilità di, e la prospettiva di coniugare il profit con il no profit, e soprattutto di abbinare i punti di forza dell'uno e dell'altro. Mi spiego meglio: il no profit ha la capacità di ascoltare e rispondere alle istanze sociali di un territorio, il profit ha la capacità e il know-how di mettere a profitto determinate azioni. Dal binomio dell'uno e dell'altro può nascere un nuovo modello di impresa che riesce da un lato a fare profitto, ma dall'altro lato a soddisfare le esigenze in un'ottica di benessere collettivo. Quindi diciamo, un'impresa conviene essere responsabile socialmente perché può avere un impatto, ha un impatto quindi sui conti, ma ci sono dei misuratori, cioè ci sono degli indici, degli studi? Chiudiamo i 12 convegni portati avanti fino adesso con oltre 100 relatori proprio sul tema della misurazione della responsabilità sociale e dei ritorni degli investimenti in responsabilità sociale. È un tema delicato che si sta affrontando a livello internazionale e che vede ancora ad oggi avanzato il dibattito per identificarne questi principi e questi indici soprattutto, perché se parliamo di grandi imprese, di imprese internazionali, ormai degli indici sono ben evidenti e sono già in grado di misurare i grandi ritorni, i grandi vantaggi competitivi che si generano dall'adozione comportamenti responsabili. La difficoltà chiaramente è applicare queste misurazioni e questi parametri alle realtà più piccole, anche perché comunque implicano un investimento da parte dell'azienda proprio nell'acquisire quelle competenze e quelle risorse al proprio interno in grado di misurarle, di gestirle, di implementarle a tutto tondo. È un processo non semplice, ma a mio avviso ineluttabile. L'unico possibile modello di sviluppo che possa coniugare contestualmente il PIL con il BIL, quindi il profitto con il benessere.